Sterili e anziani non avevano avuto figli e questo era considerato per l'epoca un segno nefasto, un segno della mancanza della benedizione divina. Mortificati decisero però di non abbandonare la prima delle virtù teologali, ovvero quello della fede, e ciascuno nella propria stanza un giorno supplicarono ardentemente il Signore di benedirli con l'arrivo di un figlio. Una preghiera così intensa da scuotere il potere del cielo, e così Gioacchino e Anna, oggi santi, diventarono i genitori della Vergine Maria, nonni dell'Altissimo Gesù Cristo. La grazia arrivò con l'annuncio di un angelo: Anna, il Signore ha ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e partorirai, e si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il 26 luglio il popolo della fede li celebra attraverso solenni celebrazioni, ognuna delle quali si conclude con il tradizionale rito della benedizione delle donne in dolce attesa. Anche Barletta, nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria, la solenne celebrazione è trasmessa in diretta dalla nostra emittente, intensa e ricca di significato l'omelia dell'officiante Don Claudio Gorgoglione. La festa dei santi Gioacchino e Anna, dice, ci richiama alla festa della speranza. E allora, cari fratelli e sorelle, celebrare la festa di Sant'Anna cosa ci consegna? Cosa ci ricorda? Ripartendo dai dati che ci consegna il Protovangelo di Giacomo, ci consegna la speranza. La speranza nella fede, che con il Signore nulla è perduto. Siamo in tempi, tutti i tempi, ma specialmente il nostro, di disperazione, in cui facilmente ci disperiamo, perdiamo la speranza per i figli, per le famiglie, per le persone che invecchiano, per le situazioni di prova che viviamo. Celebrare oggi la festa di Sant'Anna ci rimanda e ci richiama la forza della speranza. E la nostra speranza, la speranza di Sant'Anna, è stata Dio. Al termine della celebrazione eucaristica, quindi, il tradizionale rito della benedizione delle gestanti, un momento importante per affidare le future mamme alla protezione di Sant'Anna, a cui rivolgere anche preghiere di speranza per quante aspettano ancora il dono della maternità. Perseverate nella fede, ricorda Don Claudio, una speranza che sia assidua e costante e non venga confusa con un entusiasmo effimero e per questo evanescente. Anna era adulta con Gioacchino quando ha generato Maria. Questo ci insegna a perseverare nella speranza, altrimenti non parliamo di speranza, altrimenti parliamo di entusiasmo. E la nostra generazione, i nostri tempi sono tempi di facili entusiasmi che poi lasciano l'amaro.